Salve a tutti, mi presento, io sono Mauro Foti e dice il mio collega Francesco Bergesio. Noi siamo del team studentesco Politec del Politecnico di Torino e che ci occupiamo di sicurezza informatica. Benvenuti a Linux Day, o bentornati per chi è presente, gli anni studiati gli scorsi. Per chi non sapesse, Linux Day è semplicemente una giornata in cui in varie città d'Italia si promuove l'utilizzo di Linux e del software libero in generale. E oggi vi vorremmo proporre una piccola dimostrazione di alcuni tra gli errori più comuni che può commettere un sistemista cercando di creare un server o un piccolo server casalingo. Se siete qui molto probabilmente avete un minimo di interesse nel creare un server di questo tipo, e quindi è sempre buono sapere quali sono le cose da tenere d'occhio. Per cominciare abbiamo preparato, scaricato una piccola macchina virtuale creata da Hacking Articles, che è un blog che si occupa di sicurezza informatica. Di questa macchina virtuale facciamo finta di non sapere assolutamente nulla. In questo modo vi guidiamo nel percorso che normalmente farebbe un pen tester che sta cercando di trovare vulnerabilità per come attaccare la macchina. La prima cosa da fare è cercare il grande possibile di informazioni su questa macchina, in modo da capire qual è la via migliore per attaccarla, che dipende dal sistema operativo, dai software installati, da tantissime cose. La cosa principale, di sicuro, la prima da fare, è trovare l'indirizzo IP di questa macchina. Per chi non lo sapesse, l'indirizzo IP di una macchina è semplicemente come se fosse l'indirizzo stradale all'interno di una rete. Noi abbiamo impostato questa macchina virtuale all'interno di una rete privata con il nostro computer, e useremo il comando netdiscover, che fa la scansione di una rete per trovare le macchine attive e i loro indirizzi IP. Quindi il comando lo vedete qui, sudo perché è necessario avere i privilegi di amministratore, netdiscover, il trattino I indica la sottorete, in questo caso box net0 che è creata da VirtualBox, il gestore di macchine virtuali, e R è la subnet da cercare. Con il comando ifconfig possiamo vedere tutte le reti installate sulla nostra macchina, i vari NP4S0 e la porta fisica, WLP e la scheda wireless, LO è semplicemente un'interfaccia presente solo il nostro computer, e VBoxNet è quella che vediamo. Vediamo anche i nostri indirizzi IP. Quindi con questo comando facciamo una scansione per vedere quali macchine sono presenti all'interno della rete. Ecco, già ne vediamo due, e vi preannuncio che vedremo probabilmente solo queste. La 192.168.56.100 non lo consideriamo perché è semplicemente l'indirizzo del server di DHCP, ovvero del server del servizio che si occupa di assegnare indirizzi IP. Quindi molto probabilmente quella .101 sarà la nostra macchina. Sapendo l'indirizzo IP è anche importante sapere quali servizi sono in ascolto su questo indirizzo, perché appunto adesso non lo sappiamo. Quindi per fare ciò utilizziamo un programma che è famosissimo nell'ambito della sicurezza informatica, che si chiama NMAP. NMAP è uno scanner di porte, quindi ogni indirizzo IP ha delle porte, e su ogni porta, che sono circa 64.000, un servizio si può mettere in ascolto, ricevere dati e mandare dati indietro. E noi utilizziamo NMAP per scoprire, dato un indirizzo IP, quali porte sono in ascolto e quali sono chiuse. NMAP è un software molto complesso e ha molte modalità di scansione. Quella che usiamo adesso col trattino A è di sicuro la più invasiva e la più aggressiva. Questo è da tenere presente in ambienti reali, perché adesso siamo in locale con il nostro computer, quindi non ha importanza, ma in ambienti reali
è molto facile identificare una scansione di NMAP perché crea un sacco di traffico, un sacco di richieste, e quindi se siamo in un ambiente di produzione come una rete aziendale, molto probabilmente sono installati dei software che si chiamano Intrusion Detection System, che analizzano il traffico e cercano di capire se c'è un attacco in corso, e se lanciamo una scansione con NMAP in questo modo se ne accorgono sicuramente. E poi arriva un altro software, che è l'Intrusion Prevention System, che non solo mentre l'Intrusion Detection System monitora la rete, l'Intrusion Prevention System fa compie delle azioni per evitare l'intrusione, molto spesso o semplicemente scollegando la rete, oppure addirittura collegandoci a una rete finta che noi pensiamo sia quella vera, ma in realtà viene chiamata in gergo NIPOT, quindi è molto allettante, sembra una rete vera ma in realtà non c'è niente, però noi non ce ne possiamo accorgere. Però appunto in questo caso non ha importanza perché siamo solo sulla nostra macchina. NMAP è in grado di darci molte informazioni, non solo le porte aperte, ma anche per esempio il sistema operativo installato su questa macchina. Anche i servizi su ogni porta ci può dire anche quali servizi sono aperti, che siano un server Telnet, un server SSH, un server HTTP o qualsiasi cosa, e è anche in grado in alcuni casi di dirci la versione di questo software. Questo ci è molto utile perché se noi sappiamo che c'è un software a una certa versione, a una tale versione, ha per esempio una vulnerabilità, è un'informazione molto interessante. Ci tengo a precisare che l'utilizzo di NMAP su sistemi di cui non avete la proprietà o l'autorizzazione è altamente illegale, quindi meglio farlo solo su sistemi vostri o in locale, o se no potete anche usare Tor, però non è anche quello che è illegale farlo. Comunque, lanciando questo comando, NMAP comincia con la sua scansione. Ci mette un po', com'è? Perché usare NMAP è un software pensato apposta per cercare vulnerabilità. Cercare vulnerabilità ovviamente si pensa è come, cioè, si pensa che lo scopo sia poi trovarle e utilizzarle. Sarebbe più o meno come cercare di scassinare la serratura di casa di una persona. La legge italiana non è chiarissima, però il poi una scansione NMAP, domanda. Comunque, ok, ha trovato qualcosa, ci dice che è aperta la porta 80. Normalmente la porta 80 è quella di un server HTTP, quindi una pagina web normalissima. E vediamo che è una Apache versione 2.4 su Ubuntu. Quindi proviamo a vedere dal browser che cosa ci dice. Quindi apriamo il browser e ci colleghiamo a questi indirizzi IP e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ci fa vedere solamente la pagina di default, questo appena si installa un web server è la pagina che viene mostrata appunto di default. Non è molto interessante, non ci dà informazioni se non che su Ubuntu, gira su Ubuntu, ma quello lo sapevamo già, e quindi utilizziamo un altro programma che si chiama Dealbuster. Dealbuster è uno scanner per i servizi web, per i web server, che utilizza un cosiddetto attacco al dizionario, ovvero lui ha un dizionario di parole, in questo caso file, cartelle, che sono molto comuni in un sito web, e le utilizza per cercare di capire anche lui quali tipo di software o di programmi sono installati. Quindi lo facciamo partire
e cerca appunto file come index.html e .php sono molto comuni, quindi cerca la loro presenza, se non la trova niente. Ha cercato diverse cose, ma la cosa di sicuro più interessante che ha trovato è una sottocartella di WordPress. Per chi non lo sapesse, WordPress è un Content Management System, CMS, ovvero un software che serve a creare blog e siti web senza scrivere direttamente codice HTML o PHP. È un software di sicuro molto utile, però è famoso per avere numerose falle di sicurezza nelle versioni vecchie, soprattutto nei plugin. Questo ci è molto utile perché possiamo sperare di trovare qualcosa. È tanto famoso come software che esiste uno scan fatto apposta, chiamato WP-Scan, che è uno script, un programma che anche sempre con la stessa modalità cerca di capire che cosa abbiamo davanti, ovvero prima di tutto la versione, perché come vi ho detto ci sono alcune vulnerabilità che sono presenti solo su alcune versioni e poi magari vengono sistemate con degli aggiornamenti e quindi non sono più presenti, ma se l'amministratore di questo sistema non ha aggiornato WordPress o i suoi plugin è possibile che ci siano ancora delle falle. Quindi chiamiamo il comando wp-scan, gli passiamo l'URL della installazione WordPress e con il flag numerate wp troviamo i plugin installati e soprattutto i plugin installati e le possibili vulnerabilità che trova, perché wp-scan si collega a un database e semplicemente dal plugin, dal nome del plugin e dalla sua versione ci può dire quali vulnerabilità ha trovato. In questo caso ce ne sono abbastanza. Questi sono tutti, in verde sono tutti i plugin e quelli in rossi sono tutte le vulnerabilità che ha trovato. Ne prendiamo uno, e vi dico già, non c'è essere interessante perché non li possiamo provare tutti, che è Reflex Gallery. Ci dice che le versioni di Reflex Gallery precedenti alla 3.1.3 soffrono di un arbitrary file upload. Questo tipo di attacco è un attacco per cui per qualche motivo all'interno del codice non vengono fatti dei controlli che dovrebbero essere fatti e quindi con delle varie modalità è possibile caricare usando una pagina di questo plugin è possibile caricare dei file arbitrari sul server, quindi praticamente qualsiasi cosa vogliamo, che ovviamente è decisamente pericoloso come potete immaginare. Vediamo tra i riferimenti tutta una serie di link, sono principalmente database di vulnerabilità note. Infatti esiste un sistema di classificazione delle vulnerabilità chiamato CVE che assegna ogni vulnerabilità un numero e serve ad avere un database standardizzato di tutte le vulnerabilità conosciute, di tutti i software conosciuti e anche le modalità di le modalità dei possibili attacchi. Se torniamo un attimo sulla schermata del terminale, esistono numerosi di questi database, quindi le informazioni non mancano. Se vedete l'ultimo link, quello rapid7.com, quello è un modulo di Metasploit. Metasploit è un software usato da pentester che anche lui cerca di raccogliere un database di tutte le vulnerabilità note. Ma non si limita a questo, si limita a fornire un framework in grado di contenente per queste vulnerabilità, oltre a tutte le informazioni necessarie, anche del codice o uno script che sia in grado di sfruttare questa vulnerabilità in modo automatico. Quindi noi semplicemente a partire da quell'URL che c'è lì sopra, possiamo caricare un modulo di questo framework Metasploit per eseguire l'attacco desiderato. Uno degli attacchi più importanti, che danneggiano di più e che sono più utili per l'attaccante, è riuscire a ottenere in qualche modo una console del terminale. Ci sono molti metodi per farlo. Uno dei più utilizzati
quando abbiamo a che fare con delle installazioni di web server, e riuscire a caricare in qualche modo, e noi abbiamo appena trovato il modo per farlo, riuscire a caricare dei file, uno script, un eseguibile, e poi lanciarlo, quindi eseguirlo normalmente dal browser. Basta chiamare la pagina, basta caricare lo script e chiamarlo nella sua normale pagina web, e poi mettiamo un servizio in ascolto sulla nostra macchina, e questo servizio rimane in ascolto di una connessione. Quando apriamo la pagina web che noi stessi abbiamo caricato, questa pagina si collega, crea la finestra di un terminale sulla macchina vulnerabile e si collega alla nostra macchina remoto. In questo modo riesce a mandare e mettere in remoto, esporre una terminale. Quindi noi dalla nostra macchina possiamo inviare direttamente i comandi alla macchina remota e ottenere indietro i risultati. Potenzialmente possiamo fare assolutamente tutto ciò che vogliamo, perché avendo accesso al terminale, con i privilegi sufficienti, possiamo fare appunto tutto ciò che vogliamo. Quindi facciamo partire il Metasploit, il framework di Metasploit, e carichiamo l'exploit, quello che abbiamo trovato. Con questo comando carichiamo appunto l'esploit, quindi si scarica lo script. E poi impostiamo tutti i parametri di cui ha bisogno. In questo caso sono due parametri: uno l'indirizzo IP della macchina, e due l'URL dell'installazione di WordPress che è vulnerabile. Con il comando exploit eseguiamo lo script con i parametri che gli abbiamo forniti e fa esattamente quello che abbiamo detto, lo fa in modo automatico, noi non vediamo neanche cosa fa. Crea un payload, che è quella pagina PHP che vedete, lo carica utilizzando questa pagina vulnerabile del plugin, e poi rimane in ascolto per una sessione di shell. Ora ci metterò un po', ok. Facciamo partire la shell, e appena parte lanciamo un comando Python che fa partire una sessione di bash, che è sempre un'altra shell ma è più interattiva. Ogni tanto ci mette un po', dipende. Scusa, ma i parametri, tu sapevi che richiedeva due parametri per accedere all'elettro, cioè sulla reference? Sì, sulla pagina di Metasploit ogni exploit è semplicemente uno script in Ruby, ha scritto tutti i parametri di cui ha bisogno, quindi per velocizzare ho fatto l'assunto che sì, ho assunto di disabilità. Poi data un parametro come rhost e standard, sono praticamente tutti gli script, perché hanno bisogno di sapere con quale macchina comunicare. Adesso il Python lo stiamo utilizzando solamente per creare una shell interattiva, quindi il PHP sono le pagine di WordPress, che quindi generano le pagine web che vediamo dal browser. Lo script in Ruby è quello che
viene eseguito sulla nostra macchina ed esegue l'exploit, e quindi fa tutto ciò che deve fare, carica il file. E il Python lo usiamo semplicemente perché ha... Praticamente ci ha fatto il 90% del lavoro, giusto? Se è arrivato sulla macchina, se è riuscito a far eseguire un tuo eseguibile che ha messo su un demo, sta già parlando con la tua macchina e già eseguendo il comando. Sì, adesso solo qualcosa di più e la gente può giocare. Sì, Python, sì, sulla macchina remota, perché adesso abbiamo una shell. Dipende da come imposto dei server, certo. Normalmente Python è abbastanza utilizzato anche nei server per scrittare azioni, per eseguire comandi. Tutto quello che fa in Python. Se vuoi andare da scelta, guarda quello che vuoi, cioè basta essere. Stai eseguendo comandi con l'utente probabilmente di pace. Sì, adesso sta quello di pace, poi vedremo anche come per ottenere i privilegi di amministratore. Ok, esatto, adesso siamo usciti a ottenere una shell di bash. Come potete vedere, l'utente è www.data. Questo è l'utente con cui gira Apache, il web server Apache, e purtroppo non possiamo fare molto perché non è un utente privilegiato e quindi non può eseguire azioni che potrebbe eseguire un utente di root. Però ci sono delle tecniche, chiamate privilege escalation, che ci permettono di ottenere l'accesso di amministratore anche senza conoscere la password. Per fare ciò, oggi sfrutteremo una caratteristica del file system di Linux, dell'ext4, che è il SUID. Il SUID è una proprietà di tutti i file, anche i permessi. Un file su un file system di Linux ha i permessi di scrittura, di lettura e di esecuzione. E poi ha un eseguibile, ha anche questa ulteriore proprietà, che se impostata è un bit, se impostata a 1, permette all'eseguibile di essere lanciato non con l'utente che lo lancia, che lo esegue, ma con l'utente proprietario del file. Mi spiego. Un comando come per esempio passwd, che serve a cambiare la password dell'utente, può essere lanciato da qualsiasi utente, non bisogna essere amministratori perché ovviamente un utente deve essere in grado di cambiare la propria password. Tuttavia, per funzionare questo passwd deve accedere a dei file che sono nella cartella etc, sia passwd che shadow, che sono protetti da scrittura, perché ovviamente contengono i dati delle password. Quindi l'eseguibile di passwd avrà questa caratteristica del SUID, questo bit impostato a 1. Quindi nonostante io esegui il comando passwd come un utente normale non privilegiato, comunque viene caricato ed eseguito il comando passwd come root, e quindi in grado di modificare questi file. Se adesso noi trovassimo all'interno di questo server degli eseguibili che non dovrebbero, ma hanno il SUID impostato a 1, potranno essere in grado di manipolare in qualche modo dei file per a nostro vantaggio. Per esempio, modificando il file passwd che contiene i dati degli utenti e inserendo un nuovo utente amministratore con una password che conosciamo noi. Per fare ciò utilizziamo un comando, questo che vedete a schermo, il comando find. Find semplicemente trova i file nel file system che abbiano delle caratteristiche che diciamo noi, e quindi comincia la ricerca dalla root, quindi slash vuol dire dalla cartella root. Poi col parametro perm diciamo che deve avere i permessi che indichiamo noi. Tantino uguale S vuol dire che deve avere il SUID impostato. Typef vuol dire che sono file, e due parentesi angolari del null semplicemente ignora gli errori. Se lo lanciamo, fa una cerca in tutti i file del file system e cerca eseguibili che abbiano questo bit impostato 1. Già possiamo vedere come appunto passwd, sudo, che è un programma che un eseguibile che serve a lanciare a fare un login come root e a lanciare gli eseguibili come root, e altri che hanno funzioni analoghe. Però possiamo vedere una cosa strana, ovvero il file usr bin wget. Wget è un programma che serve a scaricare file dalla rete in locale.
non dovrebbe assolutamente avere il suite impostato 1, perché con Buget noi basta scaricare un file dalla rete, e visto che è impostato in questo modo può scrivere questo file dovunque vuole, visto che viene lanciato con i permessi di amministratore. Quindi sappiamo di avere questa vulnerabilità molto potente a nostro vantaggio, dobbiamo capire come utilizzarla. Come vi ho detto prima, nel file etc passwd sono... Ma di default queste privilegi sono... No, di default no, qualcosa è successo per cui è stato impostato, non sappiamo come, perché siamo appena entrati, però qualcosa è successo e quindi c'è un problema. Quindi, appunto, come dicevo, abbiamo il file etc passwd che contiene per ogni utente contiene o la password, oppure la password come hash, oppure un segnapostola X che gli dice che la password è immagazzinata in un altro file in modo cifrato, nel file etc shadow, e poi tutta una serie di informazioni sull'utente, come l'id utente. Per esempio root ha sempre l'id utente 0, quindi qualsiasi utente che abbia id 0 sarebbe automaticamente root, un commento, la cartella di home e la login da far partire quando si fa il login. Se noi in qualche modo riuscissimo a creare una nuova riga su questo file mettendogli un nostro utente, e poi riuscissimo a rimpiazzare il file sulla macchina con quello che abbiamo fatto noi, saremmo in grado di avere un utente amministratore con una password che conosciamo, e quindi avremo accesso completo alla macchina. Quindi per far ciò, prima di tutto copiamo il contenuto del file e lo copiamo sulla nostra macchina e ne facciamo un altro. Poi apriamo un terminale e generiamo una nuova password per un utente utilizzando il comando openssl. Quindi openssl passwd genera l'hash per una password in un formato che è compatibile con col file etc password. Trattino 1 vuol dire che utilizziamo come algoritmo di hashing MD5, che non è una buona idea perché non è molto sicuro, ma visto che a noi non importa della sicurezza in questo caso perché stiamo hackerando, non ci importa. Hack è il... con salt generiamo il sale, che è una parte importante dell'algoritmo di hashing. Hack è il sale che usiamo, e password è la nostra password. Ci va un trattino prima di salto. E così abbiamo generato una password salvata come hash. Adesso basta creare una nuova riga nel nostro file passwd, e mettiamo un utente che decidiamo noi. Mettiamo. Con i due punti separatore mettiamo la password, poi copiamo le altre informazioni dall'utente di root in modo da avere l'id giusto e le altre informazioni come la home e il terminale di login sono poco importanti, ma le copiamo perché così sappiamo che funziona. Adesso salviamo il file e dobbiamo trovare un modo per riuscire a copiare questo file nella macchina vulnerabile. Come abbiamo già detto, Buget sarà il nostro vettore di attacco. Buget funziona, scarica pagina HTTP, quindi noi dobbiamo impostare un server HTTP e possiamo usare tranquillamente Apache. Quindi copiamo il nostro file all'interno della cartella di root di Apache, dove sono contenuti normalmente le pagine web, nel nostro caso il nostro file, e saremo in grado di scaricarlo direttamente dalla macchina.
Sì, beh, ovviamente ci sono tanti modi, ovviamente sì, però questo è il primo che ci è venuto in mente, quindi. Quindi lanciamo Wget, siamo adesso nella cartella etc dove vogliamo sostituire il nostro file. Il trattino grande ci dice il nome del file di output, come output D, gli mettiamo l'indirizzo IP e il nostro file, e dovrebbe scaricarlo. Esatto. Quindi adesso abbiamo, come vedete, cambiato il file password D sulla nostra macchina, cosa che normalmente potremmo fare solo come amministratore, ma visto che è stato configurato in modo sbagliato l'eseguibile Wget, siamo stati in grado di farlo senza avere la password. E adesso abbiamo un nuovo utente con cui possiamo accedere e fare tutto quello che vogliamo. Quindi basta fare su arc, su serve a cambiare l'utente della shell, mettiamo la password e come vedete siamo root. Adesso da qui possiamo fare bene o male tutto ciò che vogliamo. Visto che abbiamo decisamente tempo, possiamo fare una piccola dimostrazione di come estrapolare informazioni da questa macchina. Nel nostro caso vogliamo fare un'analisi forense sulla memoria RAM, quindi per vedere tutto ciò che è caricato in RAM, che siano file aperti o processi in esecuzione, perché no, magari anche trovare delle password. Possiamo utilizzare vari software. Prima di tutto dobbiamo ottenere un'immagine della memoria. Per fare ciò utilizziamo LIME, che è un modulo del kernel, ovvero un software che viene eseguito a livello del kernel con assolutamente i privilegi più alti, in quanto l'accesso diretto alla memoria è una cosa che solamente il kernel può fare. L'abbiamo già scaricato per velocità, quindi entriamo nella cartella di LIME, nel codice sorgente e compiliamo il modulo. A diventare prima nella cartella SRC. Quindi abbiamo creato il nostro modulo kernel, che è questo file.ko, e LIME ha una modalità di esecuzione che in pratica è in grado di creare sul file system un dispositivo virtuale, ovvero semplicemente un file che non è davvero un file, ma un file virtuale, diciamo. Quando leggiamo da questo file, leggiamo direttamente dalla memoria, quindi noi possiamo leggere da questo file e scaricare completamente tutta la memoria del sistema. Oppure ha un'altra modalità che è assai più interessante, cioè può esporre su una porta TCP, allo stesso modo come su un file, può esporre tutta la memoria del sistema. Quindi se eseguiamo questo modulo del kernel dandogli una porta TCP, è in grado di esporla e noi dalla nostra macchina possiamo scaricarla. Scusa, ma uno snapshot della memoria consistente oppure semplicemente leggere le locazioni nel momento in cui riesce a leggerle, quindi la memoria può cambiare di un'altra lettura? In teoria può cambiare, però se sì, lui legge nel momento in cui legge. Ma non è un snapshot dove può... No, legge in tempo reale, quindi sì, esatto, quindi se riusciamo a scaricarla velocemente tanto meglio, se no potrebbero esserci dei problemi. Quindi col comando insmod noi inseriamo il kernel tra i moduli del kernel attivi e lo eseguiamo.
Come parametri gli dobbiamo dire sia il percorso, in questo caso non un file ma la porta TCP, e il formato, che è quello di LIME, e il timeout. Ok, quindi adesso dovrebbe essere in ascolto, quindi allora, prendo il terminale sulla nostra macchina, possiamo utilizzare semplicemente netcat per collegarci all'indirizzo IP alla porta 4444 e scaricare direttamente il contenuto di questo flusso di dati su un file. Ovviamente ci metterà un po' perché la macchina virtuale ha sempre un gigabyte di RAM, quindi potrebbe volere un pochino. Dunque, è stata creata, come ho detto prima, da questo blog Hacking Articles, si chiama H spazio Wordy, che è l'installazione di Word. È una macchina che hanno semplicemente rilasciato online per così la gente si può allenare su macchine. È una macchina volutamente vulnerabile, ovviamente, non è un esempio reale. È realistico, ma non è. Sì, è realistico, purtroppo c'è. WordPress, sì. Sì, no, ma ci sono, dato un'occhiata, ci sono vari plugin che con versioni neanche tanto vecchie, magari qualche anno, un anno o due, però con molti, molti problemi. Ma intendi brute force su che cosa? Non fa un controllo sulla rete. Cioè lui ha analizzato i log che ci sono. Tentativi di accesso, sì. Conosco nessuno.
sul nome, però ci sono degli scanner di rete o anche dei proxy che analizzano il traffico di rete. Io non ne saprei, purtroppo non ne conosco di nome qualcuno. I software sono un po' inaffidabili a volte, quando funzionano una volta o li avvio o non funzionano più. Sì, questa era un'altra delle vulnerabilità della macchina, perché questa macchina, ho detto una macchina volutamente vulnerabile, ha molte vulnerabilità. Sì, una cosa che si poteva fare era caricare il file sulla macchina, cioè semplicemente fare un semplicissimo copia e incolla, visto che anche CP aveva questo problema con il SUID, potevamo tranquillamente utilizzarlo per prendere il file e copiarlo al posto del password D. Però ho pensato che mostrare un metodo un po' più cervellotico può essere più interessante. Tanto se avete qualche domanda da dare pure, vediamo se riusciamo a sistemare qui. Come? Io non lavoro, sono studente di ingegneria elettronica al Politecnico, quindi queste cose le facciamo con il team studentesco, facciamo... Non dico ricerca perché è un parolone, però ci alleniamo e giochiamo a delle competizioni sia italiane che internazionali. Esatto. Volatility dove lo trovo? Allora, Volatility è sia sul repository di Ubuntu, ma... Devo dire, l'installazione è un po' l'ho trovata sempre molto confusionale, soprattutto con le strutture delle cartelle. La cosa più facile che faccio in genere è semplicemente scaricare i repository di GitHub e usare quello, perché ha un problema, non ha un problema, ma ha una documentazione piuttosto scarsa. Infatti una cosa che è sempre
difficile con volatility è la questione dei profili, perché ogni macchina ha la struttura della memoria non è uguale, dipende dal kernel, dalla versione del kernel, dell'ampio installato, dal sistema operativo, da tante cose. Quindi adesso avevo cercato di mostrare come ottenere un profilo di memoria da una macchina in esecuzione, e non è altro che un file zip con dentro due file, un file dwarf, che semplicemente sono i simboli di debug quando viene eseguito il kernel, e poi un system.map, che è una tabella che lega i simboli a indirizzi di memoria. E questi file volatili li utilizza per analizzare la memoria e trovare oggetti e simboli. Sì, mettendo magari configurazioni del kernel non predefinite, mentre con un kernel predefinito si può sperare di trovare in rete un profilo, c'è anche un repository di GitHub con molti profili di kernel Linux. Se utilizzi una configurazione, un eventuale attaccante deve per forza fare login nella tua macchina e compilare e creare questo profilo. Sì, si dovrebbe anche riuscire a accedere al password, perché comunque sono tenuti, se il volume Linux è aperto, sì, le password sono a memoria, e ha tanti script volatili, quindi ogni script fa una cosa diversa, cioè lo script per trovare i processi aperti, i file aperti, non penso ce ne sia uno proprio per Linux, però se si conosce la struttura come immagazzina a memoria, sì, si può anche trovare. Non ho molta esperienza con me, quindi non so di dire. È praticamente il successore del tuo Crypt. Ok, però penso buono di sì, perché penso. Il solito cerca di toglierlo dalla memoria il prima possibile, proprio per questo motivo. Sì. Ok, cioè se non va bene, so se fa Crypt nel file system. So che Lux li tiene in memoria quando il volume è aperto, per Crypt non lo per cifrare in teoria sempre bisogno di avere la chiave in memoria per quello, quindi in realtà probabilmente tiene ma qualche idea di fondo che si sa il problema è che cifrare in memoria da qualche parte la chiave di tutto che c'è di qualche deve stare, la chiave magari è unica perché si mette, ma quantomeno sì. Il dwarf che può essere creato con un programma chiamato dwarf dump, un eseguibile di Linux, e ovviamente deve essere creato sulla macchina perché ha bisogno di avere di avere gli header del kernel. Per crearlo, il volatility ci offre molto gentilmente un makefile già pronto che contiene tutti i comandi per compilarlo. Solo che sulla nostra macchina ovviamente, quindi prima dobbiamo riuscire a portarlo sulla macchina da attaccare, e useremo lo stesso metodo che abbiamo usato per rifare Pass2D. Lo mettiamo, creiamo uno zip che carichiamo, creiamo uno zip dalla cartella di Volatility, la cartella Volatility Tools Linux.
e creiamo un zip con tutti i file e lo mettiamo di nuovo nella root dei documenti di Apache. Grazie a tutti.